Hanno creato dei cartelloni con disegni, foto, ritagli di giornale, pensieri e riflessioni e poi gli stessi studenti dell'Istituto Caponnetto, guidato dal dirigente Maurizio Lo Monaco, hanno letto dei brani e testi scelti a seguito del lavoro svolto in classe, letture accompagnate dalle melodie suonate dai musicisti e che hanno colpito emotivamente il pubblico presente nella mattina del 23 maggio, in occasione del trentennale della strage di Capaci, e poi si sono confrontati con le autorità civili e militari che hanno partecipato all'evento. Proseguono infatti le iniziative Insieme per la legalità, memoria e impegno nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, organizzate dalla sezione distrettuale Nissena dell'Associazione Nazionale Magistrati, dal Comune, dall'Ufficio Territoriale Locale, dell'Ufficio Scolastico Regionale, capofila Liceo Classico, scuola in cui si è svolto il primo evento. I ragazzi quest'oggi hanno preparato la manifestazione, hanno approfondito lo studio delle vittime di mafia, ma non solo nell'espletamento del loro dovere, ma soprattutto hanno cercato di capire l'aspetto umano di ognuno di loro, come padre, come figlio o come marito. E ognuno ha realizzato un cartellone dove ha rappresentato quanto hanno imparato a conoscere, e altri hanno invece letto dei frammenti di memoria per non dimenticare. Le classi coinvolte sono tutte, quindi dalle prime, seconda e terza, però alla manifestazione, dovuto praticamente alle norme di sicurezza Covid, partecipano in presenza solo le terze. Abbiamo coinvolto anche le quinte elementari del plesso Santa Petronilla, quindi che hanno preparato anche loro dei cartelloni e sono venuti ad assistere alla manifestazione. Vicino al palco è esposto anche il cartellone che rappresenta in miniatura l'albero realizzato nel plesso Verga a conclusione del laboratorio di arte e immagine. I ragazzi sono molto documentati e quindi tutti gli articoli di giornale letti hanno costituito la parte del fogliame dell'albero. Il tronco è rappresentato da un tronco nero che rappresenta il lutto, poi c'è qualche goccia di rosso che rappresenta il sangue versato dalle vittime della mafia e alla fine c'è un grande prato sul quale appunto si erge questo albero. Questo prato è fatto con dei pennarelli verdi nei quali, con i quali i ragazzi hanno messo ognuno di loro le loro firme. E perché le firme alla base di questo lavoro? Perché le firme rappresentano i ragazzi, la purezza dei ragazzi e quindi il seme che dovrà nascere e si dovrà sviluppare per non avere più alberi che rappresentino questo dolore, questo grande lutto nella nostra società. Una giornata che ha coinvolto tantissimi giovani, sia al Centro Culturale Polivalente Michele Abate con frammenti di memoria che al Palmintelli con il quadrangolare di calcio tra magistrati, avvocati, forze dell'ordine e studenti.